tutti, benvenuti a questa terza live che faremo assieme disegnando. Solo qui su Mingus TV potete vedere le grafiche più spaziali di Twitch disegnate in diretta, solo su Mingus TV Plus. Benvenuti. Questa non era la sigla, Fe, non segnare niente. Troppo tardi. No! Segnane un'altra, scrivi vera sigla. Oggi disegniamo un polpettino. Io lo vorrei fare azzurro, ma sceglieremo il colore assieme. È una emote che può andare bene sia per Twitch che per Telegram, per da mettere come stickers, sia come immagine di profilo. Lo disegno perché una nostra cara amica della community, che non è ancora arrivata, credo, Ilenia, è andata in fissa sui polpettini. Vi metterei la canzone, ma non mi ricordo qual è. Qual era, Ale? Seconda riga, terza. No? Sui polpi. Eccola. Sui polpi. E vai e vai sui polpi. Quindi oggi disegniamo un polpettino. Voi come state? Cosa state facendo? Siete al lavoro? Siete a casa? State studiando? Che state facendo? Ciao Ile, sei arrivata giusto in tempo sui polpi. Dovresti cambiare nickname in Mongus TV Sus. Perché? Spiegamelo. I polpi della Ile. Polpi ovunque, soprattutto fritti nel panino. Buono, buono il panino col polpo, con una schizzatina di limone. Ma polpo... Il panino col polpo si fa con il polpo arrosto? Con il polpo fatto in altri modi? Come si fa? Io mi ricordo di averlo mangiato, però non mi ricordo nello specifico come era cucinato. Mai provati fritti, ma ho sentito che sono spaziali. Infatti i ciuffettini di polpino fritti sono buonissimi, però non so che effetto fanno nel panino. Grazie Ile del bittino. Sui polpini, vai e vai sui polpini. E vai, ho visto i polpi. Mingust Friday the Mainstream Udum Viewers. Grazie Mingus del ride da un utente, grazie mille e benvenuti a tutti i riders numerosissimi. Cosa stavate facendo in live con Mingus? Di che argomenti stavate parlando? Raccontateci, visto che siete così numerosissimi. Allora, ci siamo fatti un'idea del nostro polpettino. Intanto, Fe, se vuoi fare un sondaggio sul colore: azzurro, rosa, fucsia, verde. Che altri colori ci possono essere? Giallo è troppo chiaro, non si vede niente. Vediamo cosa sceglie la chat. Mm.
E ora lei chi è? Mi sono innamorato di questa voce. Eh? Io sto già amando, benvenuti. Rosa fucsia, io direi un bel fucsia fluo che piace a Ile. Fuschia. Facciamo una poll lunga con i colori. Verrebbe ottimo come reference per un 3D da mettere sulle mensole dietro alle live. Carino, carino. Allora, vediamo di fare una testolina bella tonda. Partiamo male. Ok. Leggere da sopra. Se la fai rosa riprende un sacco Marina di Animal Crossing, vero? La facciamo rosa e gialla? Nim, se vado e vengo è perché sono in negozio. Sì, non ti preoccupare, Ile, tu lavora tranquilla. E spero però che riesca comunque a vedertelo un pochino. E tanto al massimo te la puoi recuperare. Disinfettare un microfono preso su Amazon Warehouse e dare fuoco al Covid. Fatto. Bene, bravo. Brucia tutto, brucia tutto. Sì, è arrivato, vai di lanciafiamme. È arrivato 3 minuti prima di che iniziassimo la live. Quindi vai giù di lanciafiamme fortissimo. È partito questo? Sì, è partito il sondaggio. Azzurro, rosa, verde o fuschia? Sta vincendo il fuschia, potrebbe essere un fuschia un po' più chiaro verso il rosa. Così ci teniamo comunque un riferimento a Marina. Scusate lo zoom. Ok. Quindi, i bordi sono fatti. Ora facciamo il riempimento. Quindi ha vinto il fuschia. Fuschia, fuschia, fuschia. Vediamo un po'. Che dite? È un fuschia troppo fuschia? Ora vengo a leggerti la chat così lo proviamo. Ecco, lo sapevo. Buon pomeriggio, grazie di essere passato a salutarmi. Stiamo disegnando un polpettino per Bocchi, lo sa, forse questo canale, forse qualcos'altro, vediamo. Al momento è senza padrone questo polpettino, quindi se qualcuno vuole aggiudicarselo, te lo faccia sapere. Ileni è partita, è perfetto. Benissimo, benissimo. Allora teniamoci questo colore. Poi lo sfumiamo. Sopra ci mettiamo il livello degli occhi. Grazie del bittino. Grazie Ile. Lo voglio tatuare. Che software stai usando? Open Bar è il Procreate, è l'iPad e sto disegnando su Procreate, l'applicazione
meglio, i soldi meglio spesi di tutta la mia vita. Un'applicazione bellissima, completissima, si può fare tantissima roba, veramente, veramente fatta bene. È venuto a provare il microfono? Gli hai dato fuoco? Non mi sembra in fiamme però. Non mi sembra sufficientemente in fiamme. Gli occhi non lo so, sai, forse invece di neri li faccio marroni. Però mi serve un'altra palette. Chiede se è un Road o il gatto Wave. Ferry dice, risponde, non lo so, Presonus, come si legge? Dovevo fartelo tatuare, Ilenia, il polpettino. Sui Paul, ciao family minore di 3. Ciao Sara, ciao tesoro, benvenuta. Benvenuta, sono contenta che sei riuscita a venire. Purtroppo abbiamo già fatto il primo sondaggio senza di te, quindi puoi uccidere Fe. È stato arrogante nel farlo. Ecco, ecco, c'ho l'invasione. Mannaggia il microfono. Si è preso un po' di confidenza. Tatuaggi praticamente. Sì, sì, vuole farsela tatuare. Bisogna capire dove. Stiamo indagando su dove Lilenia vuol farsi tatuare il polpettino. Sulla ciapetta. Ma io non scherzo, se me lo fa anche blu, me lo tatuo anche io. Cioè, volete veramente tatuarvi un polpettino colorato? Beh, ci sta, dai. Ci sta? Beh, se è bello, sì. Allora. Ilenia dice Sijiki, che è una città della Finlandia. Tatuiamoci i polpi e sulla gamba vicino all'elefante. Scusami. Hai un polpo sulla gamba vicino all'elefante? Quindi hai deciso per rosa? Sì, abbiamo deciso per rosa. A questo punto io le guancette gliele farei gialle invece di rosa. Fa schifo secondo voi? Magari un po' più piccoli. Pixel dice che la moglie ha un polpo kawaii sul braccio. No, che bellino. Ciao Open Bar, Dave o Jacopo o entrambi? Dave, ciao Dave. Maestro, buonasera. Che dite? Posso sentire la musica un po' più forte? Il secondo canale del XLR, quello lì. Questo? Sì. Oh, che bello. Non ho un elefante? No, ho già un elefante e lo metterei lì. Ah, ho capito. E dove ce l'hai tatuato l'elefante, Ile, se si può dire in live? Manda foto. Invece Fe non ha un elefante. Majin Polpo, è vero, come Majin Buu, fucsia.
Bello il giallo va in contrasto. Sì, mi ispira tanto sta cosa del rosa e del giallo, sono due colori che mi piacciono molto. Anche il viola e il giallo mi piace molto come abbinamento. Super cute. Che belle le guanciotte gialle, ci piace, sto impazzendo. Bastano due linee fatte bene per avere già una meraviglia. Grazie Simone, sei le sempre mani d'oro, sei le sempre mani gentile. D'oro. Ci mettiamo anche i brillantini dappertutto. Tanto togliamo il disegno da sotto che non serve più. E facciamo, le facciamo le sopracciglia. Che dite? Tanto facciamo qualche sfumatura. Ragazzi, ma siamo on, ci sono problemi di linea? Io vedo tutto verde qua, no? Allora, Ile lo fa scintillante. Ragazzi, avete fatto la stellina per il contest? Giusto, giusto. Mandatemi le vostre stelline per il contest di domenica, perché domenica faremo il contest con la votazione della chat per vedere chi vincerà il contest di questo mese. Quindi mandatemi le vostre stelline, preferibilmente su Telegram, così ho le notifiche e le vedo. Poi al raduno voglio vedertelo, Ile, assolutamente. Cacchio, mi son finita una cesta di ciliegie. Le ciliegie! Che buone! Quest'anno fragole, ma ciliegie... ciliegie ancora no. Ciliegie ancora non sono arrivate. Mandate le stelline, Forzia, anche se le avete copiate dai 15. Perché dai 15? Perché sui 15 c'era come disegnare la stellina. Ah, ma sei tu? No, non sono io. Ciao Bacchetta, ciao Luke. Allora, ciao Bacchetta. Sì, ho anche un'amica tatuatrice, quindi non ci sono problemi. Quindi è connivente l'amica. Nessun problema, sì, ci siete. Io sto un po' lurcando, sto disegnando pure io con AutoCAD. Bravo, bravo, bravo. Così ci si fa compagnia assieme. La live sarà domenica, esatto, sarà domenica questa. Ok, allora mi libero dagli impegni. Grazie, Bacchetta. Anch'io ancora niente ciliegie, Sara. Eh sì, mangiate un pochino di ciliegie, ma non sono ancora al top. È perché non c'è stato un gran tempo bello, forse è quello. C'ho i disturbatori. No, Luke mi ha detto, ciao Mingus, fuori campo, sono entrato in campo. Con Lotti. Era una battuta. Niente, sarà che una nuova passione per le voci fuori campo, ma mi fa troppo professional. Come si sente? Sente bene? In compenso la spugnetta del microfono profuma di shampoo. Sì, puoi non comunque non mettertela in bocca per sicurezza. No, ma tu devi vedere che cosa gli ho fatto a sta roba. Non lo so, io non la vedo in fiamme, quindi secondo me non è abbastanza. Bene, bene, ottimo. Devi leggermi, non devi rispondere tu. Vabbè, se si rivolgono a me, devo leggerti anche quello che dicono a me. Sì, e sono curiosa. Mi chiedono, mi dicono, si sente da Dio Mingus, si sente bene, mi sembra top, benissimo. Questa è la mia live. E invece Fede dice, servireti un pelino più alto ma bomba. Cioè, sono più alto di Nim o sono, devo essere più basso? Nessuno può essere più alto di me, abbassati. No, veramente allo spettro sei tu più alto di me. Abbassati. È strabello, grazie Ile. Sono uguali, sono uguali. Ah, sono più basso di lei. Vabbè, allora tiriamo su, tiriamo su. Aumentiamo, aumentiamo. Ok.
apri pure un po' la porta se vuoi. Ho insegnato a mia moglie come si fa a chiudere il microfono per dirmi le cose durante la live. Ma veramente l'hai fatto, ma non l'ho visto. Questa leva qui. Quella leva lì? Esatto, chiude tutti i microfoni di casa, anche quelli di tipo il citofono. Ilenia dice, me lo vedo già sulla gamba. Ile, che l'hai presa le medicine oggi? Che cattivo che sei. Vede le cose, scusa. Ma non vede le cose, vede i polpettini. Ah, ok, allora va bene. Diverso. Come non detto. Ma è meglio fargli un altro livello di queste cose. Sara dice sui polpi. E dice, sta musica è meravigliosa. Esatto, alzare un po' tutti i volumi. Ma di tutti proprio? Invece Dave dice, vi chiedo un parere sull'emoticon First Day Founder e se sappiate se si possa personalizzare, un attimo di no. No, le uniche emoticon che non puoi personalizzare sono quelle che ti dà Twitch, e sono quelle tipo del founder, quelle delle convention, quelle lì non le puoi modificare, no. Anche la spadina del coso, del... come si chiama? Del moderatore. Perché se si fosse potuta modificare l'avremmo tolta quel verde brutto, l'avremmo fatta sicuramente azzurra, vero? Sì, ma quanto è rosa sto polpo? È per Ile. Così? Ma in realtà ho fatto votare alla chat, ha stravinto il fucsia, il fuschia. È perché è una community femminile. Io l'avrei fatto azzurro. Io la volevo rosa la spadina, vedi Sara? Sarà fatta giustizia, prima o poi Sara ti sarà fatta giustizia. Ti sarà data giustizia. Adesso lo hai fatto mega fluo? No, l'ho tolto. Perché si dissocia Fe? Ah, per la spadina rosa. Era per fare la maschera. Comunque in live rimane molto più fluo di quello che in realtà è. E non è così fluo. Simone Sala ti dice se vuoi il VIP che fuschia per fare a cambio, probabilmente lui vuole la spada, tu gli dai il diamantino. Però mod Prime e VIP hanno una coerenza grafica quantomeno, campitura netta quadrata di sfondo e simbolo bianco anche lui netto. Parli troppo difficile. Sì, no, hai ragione. Ma molte delle emoticon sono fatte un po' così a caso, secondo me. Vengono da una vecchia... dal precedente governo. No, niente cambio, sto benissimo nella mia oasi. Fe, ho aumentato i bassi, si sente meglio oppure si sente peggio? Ci piace, si sente bene. Ok. Grazie Ile. Fortunatamente, se senti, i due microfoni uno non pesca l'altro, quindi possiamo parlare tranquillamente insieme. Quindi ti posso dare fastidio durante le live? Sì. Come tu stai dando fastidio adesso a me? Esatto, tipo così. Apri un po', va, che fa caldo anche in canottiera. Chissà cosa ci succederà in estate qua. Ok. Continuiamo con le cose carine gialle. Simone dice, mi sembra abbastanza fluo adesso. Il stesso colore del tatuaggio, mi raccomando. E Ilenia dice, ovvio. Dopo vi faccio vedere un trucco per renderlo meno fluo e un po' più pastello. Adesso le ventosine, vediamo se farle più colorate, più forti come le guanciotte, o se farle un po' più in trasparenza. Ma se andassi sullo sfumato arancione? No, l'arancione, no. Rosello arancio? No, Nim, lo vogliamo fluo. Giustamente, Ile, se c'è una roba che può essere tamarra. Ma non è vero. Mettigli glitter sopra. Certo, i glitter arriveranno. I brillantini. Bannate il boss. Come fai a bannarmi? Come fai?
Attenzione che è stata sospesa Ile, non si sa da chi. Ah, da Sara. Grazie Sara per la fedeltà. Grazie. Ma Ile riuscirà a farsi almeno una live senza essere bannata almeno una volta? Non lo so, però Ilenia l'ha sospesa tipo per 6 minuti. Sara l'ha sospesa. Sara l'ha sospesa per 6 minuti, scusa. La versione Tamara è solo per il suo tatuaggio, dice Simone. Buonasera Malek, è arrivato Malek, salutiamolo. Ciao Malek, benvenuto. Grazie di essere passato. Stiamo disegnando un polpettino in attesa di essere adottato. Un adottino, un polpadottino. Ciao Chips. Ok. Ma senti sta musichella, senti. Infatti, ma non è molto relax, o sì? Ma io ho messo la playlist... Lo-fi? Non è molto low. Non lo so. Pixel dice, potrei farlo 3D nella live di questa sera. Sarebbe fighissimo. Ma te fai con le stampanti, Pixel? Molto arcade, esatto. Comunque puoi cambiare musica se vuoi, quando non ti piace. Guarda. Dicendo Mingus, mi cambi musica. Ma non ho il non mouse. Funziona così. Devi cliccare qui, su quest'icona qui. Esatto. E manda avanti. Sì, è lo-fi. Ma è inspiegabile. Magari a loro piaceva. Senti com'è. Molto arcade, esatto, è un po' troppo arcade. Stampante un pure da mandare in mondo virtuale, bello. Fe, così avremo lo stesso tatuaggio. Top. Poi vogliamo le foto però di due tatuaggi gemelli. Comando vocale per Nim, cambia track. Esatto. Potrebbe starci una roba che cambia track. Dovremmo mettere sullo stream deck i comandi di coso. Con tipo questa roba non mi piace, cambiala. Esatto. Assunta come disegnatrice di tatuaggi. Sarebbe bello. Cos'hai letto? Che ridi? Minecraft. Vabbè. No. Grazie per i bittini, Simone. Ma un polpo con un tentacolo è un unipolpo? No, adesso voglio l'unipolpo. Potete mettergli il cornino, facciamo il polpo unicorno. Si sente basso Giorgio? Ok, allora se alzo Giorgio adesso, devo alzare anche... Ah, ok, anche i sound. Allora, devi alzare la levetta. No, quelli sulla musica. Quella a fianco, esatto. Alza. Ok. C'è una prova? Se fai partire la musica di Mario, parte a manetta. No, non quella. Te le spezzo con le mani. Avete trovato i box cut dopo che ne abbiamo parlato? Li abbiamo guardati su Instagram. Penso che ci sia Ilenia che sì. Abbia tipo... speso 300 euro su AliExpress dopo. Per comprarseli tutti. Ma tra l'altro ieri sera stavamo giocando a Resident Evil in Discord e Ilenia ha detto che ha scoperto AliExpress. No. Sì. Ha detto che ha scoperto AliExpress. Non lo conosceva già? No. E che praticamente suo marito è arrabbiatissimo con Cocco perché il carrello di AliExpress dell'app adesso ha 300 euro di roba dentro. Ma il fatto che il carrello sia pieno non è detto che uno le compri. Sì, ma devi dirmi quanta roba hai messo nel carrello per arrivare a 300 euro su AliExpress.
E beh, ci vuole dell'impegno, però si può fare. Con un po' di impegno si può fare. Vengono a scaricarti col bilico in casa, praticamente. Almeno lo sfondino lo facciamo sull'azzurro. Guarda che su AliExpress c'è anche roba costosissima, tipo i reni, gli occhi, i sassi. 300 euro ci ho preso una stampante. Davvero hai preso una stampante su AliExpress? Sì, esatto, era 345, ma ho tolto metà della roba. Comunque era tutto di casa, cane, cover, unicorni a go-go. Cioè, questa ha comprato 340 euro di cover. Come fai ad arrivarci? Di unicorni, come fa? Unicorni. Premesso che costano 20 centesimi a cover. Facciamo un rapido calcolo, 345 diviso 0,20. A giorni arriveranno i miei ordini di AliExpress, almeno alcuni, e ho preso i copripenna, sia per me che per Ale, con il paperotto, uno bianco e uno nero, bellissimo. Io solo cose di qualità su AliExpress. Di solito la spedizione non supera tipo i 3 centesimi. Ma è già finito questo polpo? È stato molto rapido, ma ho in serbo delle sorprese per voi. Ah. Anche se abbiamo finito questo. Farai film. L'unipolpo? No. Ok, perfetto. Però è bella, dopo il polipo il pollo c'è anche l'unipolpo, credo che possa essere una buona. 300 euro ci preso una stampante. Erano i pupazzi più cari. Con quale coraggio le acquistano? Cosa? 380 euro per la precisione, due stampanti 3D. L'aereo apre la stiva e cade un container con il paracadute davanti al negozio di Ile. Sì, tipo Fortnite. Con AliExpress gioco sui prodotti in magazzino europeo. Ah, ci sono robe sul magazzino europeo? Questo sì? Non lo sapevo. No, non lo sapevo. Ma non è che smanaccio molto su AliExpress, in effetti. A gran parte non prende PayPal. Io so alcuni non prendono PayPal, questa cosa mi crea del disappunto. Senti, ma se lo fai cattivo verde tipo Cthulhu? Vuoi farne uno cattivo? La versione tipo Cthulhu? Che facciamo uno cattivo? E ci sta, ragazzi, volete uno cattivo? Volete un polpo cattivo? Allora, facciamo Sara, sondaggio. Facciamo questo in un'altra versione oppure facciamo un'altra cosa che è una sorpresa per voi, sempre a tema? Vai, duplica il progetto. No vabbè, è strabello. Poi ci sono i lucky bag a 60 euro. I lucky bag sono tipo che non sai cosa c'è dentro, o sbaglio? Cioè tu spendi 60 euro e non sai cosa c'è dentro? 60 euro. Metti che c'è dentro Animal Crossing, come ci rimani? Oppure tipo così a quell'altro che abbiamo giocato da Manta, bellissimo, che però non ci spenderei 50 euro. Esatto, tre giocattoli e qualche bonus. Ma no raga, allora, adesso vi dico questa cosa. Dimmi anche tu, Nim, se tu sei stata fortunata come bimba o no. Da piccolo esistevano quelle buste che compravi tipo al... il pasqualone. Esatto, che compravi al coso, in edicola, con dentro tutte le sorprese. E io le stravolevo da piccolo e non le ho mai avute. Mamma, se mi stai ascoltando, ho i traumi per questa cosa. No, non le ho mai avute. Tu le hai mai avute, amore? No. Davvero? Te le compravano? Sì. Cosa c'erano dentro? Mi compravano un po' tutto quello che volevo. Quasi. Ma anche a me, però quelle robe non le volevano. Se posso permettermi, my two chance, ieri Jody era indecisa su cosa regalare a Sara, Animal Crossing o Ori. Ho spinto per Ori. Direi che hai... non so se hai fatto bene. Animal Crossing è un gioco molto più longevo di Ori, però Ori è, secondo me... Qual è Ori? Ori and Blind Forest. È quello dove praticamente... è quel platform col pupazzello. Sondaggio, vediamo cosa sta vincendo. Che tutti giocano. Colpo cattivo, Sara. Polpo cattivo, sorpresa o Sara? Sta vincendo Sara. Basta barare così. Sara, quindi che cosa? Se vinci tu, decidi tu? Come funziona? No, vinciamo Sara. Io voglio Sara a casa mia. Come funziona? Se poi gli prendi anche il 2, allora ok. Sai che non lo so. Il pupino bianco. Allora, da persona che si è un po' annoiata di Animal Crossing, ti direi che hai fatto bene. Però credo che Ori abbia meno tempo. A Ori ci può giocare anche Jody, Animal Crossing non ce la fa con tutto il testo, vero? Quello sì, vero. Quello sì. Forse Animal Crossing fra qualche tempo, fra un annetto. Esatto, poi puoi aspettare tipo... Siccome Animal Crossing esce una volta ogni, non lo so,
10 anni? Puoi aspettare qualche anno e comunque lo paghi 60 euro. Perché, hanno, perché sarà bannato di nuovo Ilenia? Non lo so cosa ha detto. Penso che ho letto, per un attimo mi sono spaventata perché ho letto 21 messaggi sono stati eliminati da un moderatore. Ho detto, porca, che cosa non ho visto? E poi ha sospeso Ile. Quale turpiloquio è stato? Cosa hai fatto, Ile? Cosa hai fatto? Quindi il sondaggio... ha vinto Sara, ha stravinto Sara. Sara, quindi decidi tu, polpo vuole cattivo o sorpresa? Sara, polpo cattivo, Sara. Polpo cattivo, Sara. Sara, polpo cattivo, Sara. Polpo cattivo. Come sorpresa? Sorpresa ha detto. È contravvenuta all'ordine costituito? È contravvenuta al desiderio di Ale. Ne terrò conto alla prossima riunione. Quindi, ok. Che poi sta cosa non è che, cioè, solo perché il popolo vuole ci questo. Ci ha provato Box, abbiamo perso. Evidentemente non c'è stata sufficientemente volontà nei polpi cattivi che ha fatto votare quei bittini, perché ha vinto di 2 voti. Ma perché poi siamo tutti buoni qui, siamo una setta di persone buoni. Siamo setta di polpettini rosa. Rosi. Rosi. Spendeteli sti soldi. Eh sì, perché lei butta giù i bit, giustamente. Ok, pronti per la sorpresa. Ma allora, non abbiamo resettato o ci sono state 2 sub? Se ci sono state non le ho ringraziate, non me ne sono accorta. Ok, sì, dicevi? Allora, non era io, dovrei caricare i beat. Allora, ma dai, il polvo è praticamente finito, vai a cambiare espressione, colore che ci siamo e poi sorpresona. Volete? Dai, facciamo così, allora facciamo tutte e due. Fe si sta contrapponendo alla decisione del popolo e di Sara soprattutto. Allora facciamo il contrario, facciamo la sorpresa e poi se c'è tempo facciamo il polpetto cattivo. Potrebbe essere rischioso, Fe, occhio. Infatti è pericoloso, Fe. Allora, dato che era un pomeriggio a tema polpettini, ho preparato la tela con i 6 spazi per fare i badge fedeltà, ma sempre a tema polpettino. Quindi adesso faremo 6 mini polpettini con espressioni diverse e con colori diversi. Sto già andando a staccare la connessione a Fe. Aia, Fe, aia. Questo è meritato, Fe, però. Sì. Ciao, Lore. Questa te la sei cercata fortissima. È stata molto pericolosa come mossa da parte tua. Lore ti manda dei cuoricini. Ciao Lore. Ciao tesoro. Lo sto facendo. Pennello sbagliato. Come stai? Che stai facendo? Hai finito di studiare? Finito per oggi? Ma quando finisce la scuola? Esattamente il giorno. Così so anche quando le mie nipotine diventeranno spupazzabili. Cioè 15 giorni dopo che è finita la scuola? Perché è finita la scuola? È maggio. No, dico 15 giorni dopo che finisce la scuola possono essere. Ah, esattamente, 15 giorni dopo che le mie nipotine hanno finito la scuola diventano spupazzabili a livello di infezioni. E poi diventano spupazzabili, in realtà io intendevo perché non sono piene di compiti e di roba da fare, quindi si può andare a fare le passeggiate, si può andare a fare i giretti in bici, si può fare qualcosa. Ciao Grafi. Allora, questo polpettino lo useremo poi per fare tutti gli altri uguali. Quindi questo lo mettiamo come riferimento. No, sbagliato. Duplica. Abbiamo salutato Grafi Art. No, non l'ho visto. Ciao, ciao Grafi. Ciao, come stai? Che stai facendo di bello? Noi stiamo disegnando 6 polpettini. Polpettipini. Unisci. Facciamo un bel gruppo. Mi sono appena svegliato. Ah, è vero che te lavori sera tardi. Ho appena fatto colazione. Ok, ok. Con la parmigiana. Cosa fai colazione quando ti svegli così?
Comunque era strabello. Complimenti Nimebu, sarei a scherzo TVB. È ancora bello, poi lo andiamo a recuperare. E lo posterò su Instagram e ve lo mostrerò in diverse pose polpettose. Allora, questo lo mettiamo riferimento, questo lo cancelliamo, questo lo mettiamo nel gruppo e andiamo di colori. Primo polpettino del primo mese, l'ultimo è multicolor, grigio. Il primo? Ma no, ma grigio. Era triste. Facciamo un azzurro grigino. Grigio. Graffi mi ha messo fame. Aspetta. C'è Simone che ha messo vada a fare una merenda. Ora mi sono fatto una tazza di latte. Ok, aspetta, da qualche parte c'era Lorenzo qua. Dov'è? Seconda lì, esatto. Raga, vado a fare merenda. Guarda. Mi pare giusto. Allora, duplichiamo questo. Chi è che invoca la mia focaccia? La sacra focaccia di Lorenzo. La focaccia col salame. Tu di che colore lo faresti? E vedi che Lorenzo ha la focaccia col salame per merenda. Visto. Questo lo facciamo i colori che non abbiamo fatto di là, arancione un po' più allegro. Sara ha detto che il suo metabolismo è disoccupato. Disoccupato. Sabato faccio il ragù alla bolognese. Ah, ok, perfetto. Alla bolognese. Bolognesa. I giapponesi non sanno dire bolognese, non sanno dire il gna, fanno morire. Chissà se la mia amica Misako, oltre a seguirmi su YouTube, mi segue anche su Twitch. Devo mandargli il link. E bisognerebbe avvisarla. Sì. Tra l'altro devo mandare il terzo di che colore? Arancione. Se lo potrei mettere tutti assieme. Ile dice scusa, se famo i quattro colori principali dell'arcobaleno e ultimo tutto colorato? L'ultimo tutto colorato? Sicuro. La domanda è quali sono i quattro colori principali dell'arcobaleno? Verde, giallo, rosa, blu. Marrò? No, marrò non c'è. Verdò? Non c'è. No, verdò sì. Arrivo aspe, dice Lenny. Dove arrivi, Ile? A vedere i colori dell'arcobaleno. Adesso fa piovere. Ah, i colori primari. Ci sono arancione, vai blu, su glu glu. Azzurro e verde Tiffany, giusto Sara? Verde Tiffany sempre e comunque. I colori primari di Sara sono rosa e verde Tiffany. Giusto Sara? Ciano, magenta, giallo. Rosa. Ci si può fare un alert? Rosa. Ah, ecco, Sara dice rosa, fucsia, verde, Tiffany e bianco. Bianco? E beh, uno sfondo ce l'avrai, no? Ok, quindi adesso scegliamo bene i colori. E unisci sotto. Ok, questo è il riferimento e qua siamo a posto. Bene. Il primo grigio mi fa un po' schifo, ma ve lo dico. Primo quell'azzurro triste. Mettilo. Ho messo il marcatore per rosa. Rosso mattone. Sul gruppo Telegram ho messo una foto a tema. Assistente, vai a vedere sul gruppo Telegram. Vado. Bravo. Bianco e fucsia fanno il rosa. Okay. Mazza e panelle fanno i figli belli. Allora, uno ci deve essere viola. E lo metto vicino al giallo perché mi piacciono. Quindi questo lo mettiamo viola.
Quello prima lo mettiamo giallo. Un giallo un po' più allegro. L'ultimo è multicolor. L'ultimo è multicolor, facciamo base. Chips ha messo la piastra per i takoyaki in foto nel gruppo. No, bellissima, quella per girare le pallettine. E Ile, non è arrivato nessuno dei tuoi messaggi. Ah no, è Chips che ha messo la foto del tema. Ok, pensavo fosse Ilenia. Diciamo, ma come ha fatto a mettere una foto sul gruppo Telegram mentre... No, su... Pixel Chips. Come ha fatto a mettere una foto mentre è su Twitch? Sai che Ilenia si è comprata il telefono nuovo? È arrivato? Non è arrivato ancora, gliel'hanno rubato alla dogana, secondo me. Ma l'hai preso su AliExpress? Voglio fare un azzurro Tiffany un po' chiaro. È molto più scuro ancora. Va bene così. Cosa ne dite di questi colori? Tenete conto che l'ultimo è multicolor. Io stavo per lo stavo per chiedere io a Nim. Che cosa? Vedo che manca il rosa però in tutto ciò, eh? Ma non serve. Non serve? Procediamo così allora. Allora, le faccine. Le faccine. Se aveva preso il telefono su AliExpress. Manco un attimo e trovo tutti sti colori bellissimi. Vedi? Dovresti mancare. No, scherzo. No. Era brutta questa. Che cattiveria. Che cattivo, non si dice così a Ilenia. Ile, dovresti esserci sempre così. Il mondo in bianco e nero. Ciao Franci. Dai, sei cattivo. No. La Francesca ti saluta. Ciao Franci. Ciao, benvenuta. Come stai? Sei mangiato a pranzo? Polpo. Polpo fritto? Che noi disegniamo dei polpettini carini e poi ne parliamo di come si mangia fritto. Siamo un po' privi di delicatezza. Si può mangiare anche crudo il polpo, eh? Se la frittura fa male. Cereali, cavolfiore e hamburger di seitan. Voi? Ah, però. E le tagliatelle, la panna e il salmone. Penso che siano ancora con noi e lo saranno per tipo... Per ancora qualche ora. Ancora qualche ora, che erano tante e abbastanza intense. Sì, era un po' abbondante la questione. Oh, mi raccomando, non dite ortaggi strani perché Sara ha le allergie. Che schifo il cavolfiore, blea. Pure il cavolfiore. Sara, non gli piace... No. Sì. Quali sono le verdure che ti piacciono, Sara? Tutti tranne i broccoli. E il cavolfiore, cioè quelli a forma di broccolo cavolfiore, quindi. Fatto bollito e tagliato a pezzi con sale, olio e basilico. Che cosa ho combinato? Ho messo tutti gli occhi sul livello sbagliato. Fermi. Aspetta, Grafik, perché c'è una discrepanza psicotemporale. Grafik chiede, posso inviare sul gruppo quello che ho mangiato domani a mezzogiorno? Assistendo a un paradosso temporale. L'hai mangiato oggi, domani o ieri? Oggi è impossibile perché o sei l'hai arrivato adesso. Cucinato oggi e sai già che lo mangerai domani. Il concetto di tempo che shifta. Sì, comunque puoi postare. Che cavolo ho scritto, scusate. Vabbè, ti svegliato adesso, non è che non ti perdoniamo. Cthulhu senza bocca, eh? T'ho detto, è bellissimo. Il polpo cattivo, fai sei polpi cattivi. Beh, sei polpi cattivi è meglio di un polpo solo cattivo. Tipo puoi fare il polpo principe azzurro, il polpo pirata, il polpo vichingo. Sarebbe carinissimo. Ok, adesso uniamo tutto così. 9999. Ciao, sono Giorgio e mi piace dire il 9. Ma ti rendi conto?
Niente, Fe è impazzito. Grazie per i bittini. È stato Fe, ero convinta che fossi stata tu. Ciao, sono Giorgio e mi piace dire il 9. Bellissimo. Come i Pac-Man che guardano in direzioni diverse. Così sembra un po' spaventato, però. Un po' agitato. Scusa, cosa conteneva questa roba? E dove l'hai presa soprattutto? Cosa? Di cosa stai parlando? Del pranzo di non so quando di Grafi. Ah, questo l'ho mangiato domenica scorsa, attenzione. Scusa. C'è dell'impegno qui, ragazzi. Aspetta, è una puccia? Cos'è? Un panino? No, un panino, tipo un panino. Nonna mia, quante salse! Cosa c'è dentro? Il pastrami, cosa c'è dentro? Infatti, di solito non mettono così tante salse. È buona sta panineria. C'è un po' di... Premo un nuovo sponsor. E un po' di pubblicità, che cos'è? Dov'è? Come si chiama? Le scritte sono in italiano. Gusto, Yummy, Harley's Sport. No, Harley's Pub. Harley's Pub. Ah, è un pub. Mi sta tornando fame ora, esatto. Ora più fame di prima. Ragazzi, siete andati sul gruppo di Telegram a guardare. Invece questi sono i piatti di pasta al sugo fatto in casa. Adesso esaudiamo il sogno di Antonia di fare un canale Telegram di cibo. Di Discord, scusate, di cibo. Noi gli apriamo una chat solo cibo. Così se vuoi fare la dieta non lo apri e sei a posto. Sono pulled pork con i jalapenos, buono. Poi, comunque questa emote dei polpi diventerà la più spammata di tutti. Infatti assomigliano un po' ai fantasmini. Sì, voglio farlo anche il set con i fantasmini di Pac-Man, troppo carini. Il TT dei badge invece delle magliette. Allora, che altre espressioni ci sono? Lorenzo intanto dice mettiamo il ruolo so dieta che non può visualizzare con la chat. No, Ilenia invece ha vogloa di polpo. Uno arrabbiatino, dice Fe. Cosa è arrabbiatino? Viola è arrabbiato. Il sugo l'ho fatto con le mie manine. Cosa c'era dentro il sugo? Cosa c'era? I funghetti. Che ne dite di queste espressioni? Non mi piace tanto il giallo. Il giallo è fargli la bocca così, che sta fischiando così. Ma l'ho fatto già il primo? Più piccolo? No, quella specie di tre rovesciato che fanno i giapponesi. Ah! Kawaitti. Così? Sì, esatto. Come l'ombelico del padre di Pollon. Comunque, dai, mi sono corretta, mi... Pomodoro sì, e tonno. Buono, come ho detto. Ho messo un esempio di come si passa da Procreate a stampato 3D. Cioè, potremmo farci gli stampati dei polpettini 3D? Ora capisco l'U3U cosa vuol dire. Contorno capperi olive nere. Sono stata brava, stavolta non sono caduta nel tranello e non ho letto quella cosa che era meglio non leggere perché il signor Twitch potrebbe fraintendere. Ciao Minus! Ciao, come stai? Stiamo disegnando... un sacco di polpettini in tutte le salse. Tu che stai facendo? Ti sei ripreso dalla corsa di questa mattina o ti stai ancora riprendendo? Secondo me tipo ha mangiato una parmigiana intera e due teglie di tiramisù. Per recuperare? Sì.
Oh, che figata. Ha fatto questa roba qui dal progetto di Procreate a stampante 3D. No, bellissimo. Ci compriamo la stampante 3D? Ileni, hai trovato cosa comprare su AliExpress? Svuota il carrello e mettici una stampante 3D. Ha mangiato spaghetti con Lotti, Elder. Con Lotti? C'è Lotti? C'è spaghetti. Il golfista, amore. Ah, ho capito che era il golfista, non capivo che c'entravano gli spaghetti. Tutti in campo, sapevo. Television advertisements. Io non so, se avessi una stampante 3D non saprei proprio cosa stampare. Cosa potrei farmi? Ma poi lì tu prendi la stampante in Cina, ma il materiale da stampa lo prendi tipo in Italia? Cioè la qualità della plastica che cambia? Quello che vuoi. Ok. Sim dice sarebbe un bel investimento per Nim. Che cosa te ne fai della stampante 3D? No, poi torno come per i pupazzi di stoffa e devo tornare di nuovo. Perché si è spento? E devo no, non è scarico. E devo di nuovo andare in posta. Sono passata dalla stoffa alle grafiche per evitare di andare in posta. In posta. Tra l'altro, stavo pensando di fare una live in cui vi faccio vedere un po' delle mie creazioni in stoffa. Voi cosa pensate? Potrebbe essere una cosa carina da fare? Vi interesserebbe vederla? Per chi non ha idea di quello di cui sto parlando, queste sono le mie creazioni in stoffa. Il mini Mingus, la mini Nim e cose ovviamente meno complicate e fare un baby Yoda e meno difficoltose. E stavo pensando, siccome ne ho lì un sacco che ho già cucito, ho già fatto, pensavo di fare una live in cui ve li faccio vedere e mi fate domande. Mingus, prima o poi ti invito in TeamSpeak da me. Va bene. Per esempio i portachiavi, dice. Ha quattro stampanti, una italiana, due cinesi e una americana. Sembra una barzelletta. Ho riempito due mensole di statuette. Ah, i portachiavi. E scolpisco tutto su iPad. Troppo bello. Puoi portare anche l'uncinetto. No, l'uncinetto non sono mai stata capace. Il crocetto. Ho provato il punto croce facendo dei quadrettini nerd. E tipo questi qua di Halo che ho fatto con i Pisla. Ma non. Ci vuole troppo tempo. Troppo tempo, troppa pazienza. Sì, Halo, sì, gliel'ho chiesto io. Ha dovuto farlo. Dovuto, è stato divertente. Fe chiede dov'è il pop di Halo. Tira sulla chitarra prima che cade. Farti i cavoli tuoi. Stavo facendo cadere tutto. Ma fai le prove? Sì, volevo vedere se si sentono i rumori di fondo. Invece non si sentono. Io mica ti ho detto di smontare lo studio. Era solo mera curiosità. È vero, Fea alla telecamera ha visto che era in pericolo di far cascare tutto e l'hai fatto apposta. E Elder dice comunque con la stampa 3D puoi fare, a parte i portachiavi, se può fare tutto. Bellissima musica. L'hai composta tu? No, sulla musica cado male. Cado proprio male. Franci dice di dirti che Baby Yoda fa le pozioni. Dì sì. In che senso? Adesso un po' Franci, Baby Yoda fa le pozioni. Come faccio a raddrizzarlo? Baby Yoda è qua seduto di fianco a me.
Ma Luca è stato 10 bittini. Grazie, Luke. Sta partecipando. Grazie, Luke. Anche lui nella droga dei bit. Quando entri nella droga, però devi dire anche un messaggio, esatto, scemo. Devi dire un messaggio scemo, sennò non c'è gusto. È come mangiare i Fonsis senza leccarsi le dita. Non puoi donare i bit e non far dire qualche cosa di stupido a Giorgio. Ma sapete che questi polpettini mi stanno piacendo? Mancano ancora le guanciotte. Adesso ci facciamo anche le guanciottine. Sono indecisa se farle tutte rosa o se farle di colori diversi in base al polpettino, al colore del polpettino. Voi che dite? Sto sperimentando come faccio a far parlare Giorgio. Clicchi sull'icona dei bittini e scrivi nella chat normale, dove scrivi normalmente, il tuo messaggio subito dopo l'icona del bittino. E lui ti legge quello che tu hai scritto. Tieni conto che te lo legge così com'è. Quindi se metti emoticon... Giorgio, bate verbo di colesme Giorgio. Esatto. Quindi se scrivi cose con abbreviate o così, non riesce a leggertele. O cose in inglese che legge roba a caso. Ma è proprio questo il bello di Giorgio. Giovanni Giorgio. Che dice cose a caso. Ma da quanto non ci guardiamo più Giovanni Giorgio? Un po'. Ma io tra l'altro devo ancora montare il video di Animal Crossing con Giovanni Giorgio. Quel video secondo ma me ci spacchia. Dov'è? Ce l'avrò nell'hard disk. Attenzione, 100 bittini. Marta, grazie. Sì, ma in live. Ma ti rendi conto? Minga sono love. Dovremmo cambiare un po' i nomi di queste emoticon, così Giorgio le legge meglio. Grazie Marta, ciao, benvenuta, come stai? Ci devi ancora dire i dettagli del nuovo lavoro. Quando è che iniziavi? In sala. Deve essere stancante come lavoro, però bello. Felice Mingus occhia a cuore intanto. Tutto quello che ha a che fare col cibo, secondo me, è bello. Sono Giorgio, un noto imprenditore di whisky. Ah, intenditore di whisky. Hai attiva quella cosa di OBS, vero? Si nota quando parlate mentre parla Giorgio, si abbassa un botto. Devo toglierla dalle... Dai, lo tolgo anche dalle cose, che sennò... Ciao, Grafi! Ah, perché ho parlato mentre parlava Giorgio, porca pupazzola. Sì, perché lei non è addestrata. Vai! Sono Giorgio, un noto intenditore di whisky. Il volume come va adesso? Grazie. Sono stata zitta stavolta. E io non sono ancora bravissima nello stare in live, mi dimentico le cose. Comunque, tornando a quello che vi dicevo di YouTube, questo sabato alle 14 faccio uscire la live della settimana scorsa, quindi la live che abbiamo fatto su Twitch con le fragole della settimana scorsa. Quindi se ve la siete persa o ve la volete riguardare, potete vederle sia su Twitch che sul mio canale YouTube. Dopo i 15 giorni il signor Twitch le cancella, invece rimarranno su YouTube. Attenzione. Chiudete l'internet. È la fine. Giorgio mi ha avuto. Adesso è finita, Luke. Adesso okay. È finita. Adesso che hai conosciuto Giorgio, la tua vita non sarà più la stessa senza di lui. Allora, Minus dice che i suoi nipoti stanno aspettando sabato. E mentre invece dice anche: io non so come si mette la voce di Giorgio. Ma in questo canale o sul tuo canale, Minus? Su questo canale clicchi su un beat, scrivi una frase e lo fai parlare. Sul tuo canale devi andare su Stream Elements, selezionare il TTS dentro Stream Elements e poi selezionare la voce di Giorgio. Ma domandina, voi avete dimestichezza con i contratti a chiamata? Si chiama Giorgio. E Marta chiede se abbiamo dimestichezza con i contratti a chiamata. Io no, sono sempre stato indipendente. No, io sono sempre stata
con contratto a tempo determinato, non a chiamata. Quindi non saprei se qualcuno... Luke, lascia stare, io ho imparato a pagare i bittini per Giorgio. Io ho imparato a pagare i bittini per Giorgio. E, se qualcuno ne sa qualcosa, scriva in chat. Io sono sempre stato Giorgio. Allora, siamo arrivati al polpettino numero 6, che è il mio preferito di tutte le emoticon, perché è quello di tutti i badge, perché è quello che si faccio super colorato di qualunque tipo. Quindi andiamo di colori a caso. Ile intanto confessa: lascia stare, io ho imparato a pagare i bittini per Giorgio. L'ho letto. Mentre invece Luke ha sempre detto: io sono sempre stato Giorgio. Questa correlazione me la sono persa. E Lorenzo ti chiede di cliccare sul suo tasto della merenda, per favore. Raga, vado a fare la doccia. L'altro. Raga, vado a fare merenda. Perché lui va a fare merenda, intanto ci lurca. Ciao tesoro, buona merenda. Poi facci sapere che cosa hai mangiato. La focaccia col salame. No, lui mangia anche il cucciolone, mangia un sacco di altre robe. L'ha scritto prima, focaccia col salame. Ah, è sicura oggi quella? Sì. Comunque ragazzi, abbiamo passato i 154 follow su questo canale, complimenti, GG, brava, brava Nim. Grazie per il bittino, Pixel. Io uso i Google Reward per comprare i bittini, da buon ligure non tiro fuori un euro. 999 999 999 999 999. Devi metterci punti interrogativi. Da buon ligure, bellissimo. Genio. Genio. Devi metterci punti interrogativi sui 9. Focaccia col salame più cornetto, doppio. Cioè, fe genio. Ti amo, vado a spendere tutti i miei soldi di Google Rewards. Raga, facci però. Facci sapere, Marta, facci sapere come va. Eh sì, dai, speriamo, incrociamo le dita. Francesca dice: raga, però tutti sti cibi buoni mi viene fame. Mentre Simone dice: io ho mangiato mezza piadina con galbanino e crudo, passato 2 minuti al microonde. E Bacchetta dice: vi saluto che devo andare dal dentista. No. No. Se faccio in tempo ritorno. Preferivo che andassi a mangiare la focaccia col salame, Bacchetta, invece della... Ah, del smettiamola. Dentista. Bisogna andare dal dentista, bisogna avere cura dei propri denti. Brava Monica. Guarda che ci dovremmo andare anche noi, solo che... Questa non è una merenda, è un banchetto da cresima. Questo multicolor non mi soddisfa appieno. Ma lo so, è strano. Non mi piace. Focaccia con cipolla e cappuccino, soffro a non averla, dice Pixel. Non mi sta piacendo, copriamo. Il dentista è come le macchine, la macchina. In che senso, Minus? In che senso? Marone, che fame? No, io non ho fame oggi. Io oggi sono a posto. Sì, vediamo fra 2 ore. Sono schiantato in mezzo alla pasta. Vediamo fra 2 ore cosa dici. Avete presente quelle tagliatelle grosse, spesse all'uovo? Con tipo la panna e il salmone fresco. Cioè non fresco, affumicato, però fresco. Non cotto, diciamo. Affumichesco. Io sto mangiando yogurt e cereali. Sara, non ne avevamo dubbi. Fede, distorce ancora? Perché prima distorceva. A me distorceva. Devo aver clippato in qualche momento. Che si deve sempre aggiustare qualcosa come la macchina. Ah, i denti. Eh sì. Vabbè, lì bisogna come dire, prevenire piuttosto che curare, come diciamo. Meglio così il multicolor. Aspetta che guardo. Piace di più, sì. Ci vogliono un po' più di luccichini e poi è perfetto. Adesso arrivano i luccichini. Ma gli metti la coroncina in testa. Tanto gli togliamo anche questo. Vuoi la coroncina? Non lo so. Volete la coroncina sull'ultimo polpettino? Secondo me sì. Sondaggio, Sara, sondaggio. Polpettino con coroncina o polpettino senza coroncina? All right, let's bring that... Intanto facciamo le guance. Si deve sempre aggiustare qualcosa con la macchina. Ok. Oggi è venuto uno in live, mi ha detto che uno mi ha parlato male di me in un video. Che video? Dove? Aspetta. Cosa fa un cicciolo di elefante su un cavallo? L'elefantino ha... Cosa fa un cicciolo di elefante? Ma mi hai chiuso tutto.
spento la live. Polpettina al polpettino. Ile, questa era particolarmente brutta, ci sei impegnata. Ale se n'è andato via per protesta. Perché lo fa di questo colore? Perché non sono quello. No, sono con pennello giusto, ma non è pieno. Allora, aspetta. C'è che si deve sempre aggiustare qualcosa come la macchina. Ma lo anche fare, avere il dentista, la macchina. Allora, siccome si parla di polpettini, qual è il piatto preferito con i polpettini? Le patate in insalata fredde con i ciuffetti scottati e il limone e il prezzemolo fresco. Io l'ho detto. Ma perché questo rosa è così fastidiosamente fluo? Ok, meglio. Sì, ma non era da fare su questo livello. Avevate risposto su, non ho visto se c'era stato il sondaggio sulla coroncina, c'è adesso credo, e non me lo apre, e quello sulle guanciotte, facciamo tutte le guanciotte rosa o facciamo le guanciotte diverse a seconda del colore del polpettino? Avete bannato di nuovo Ilenia. La sospesa. Francia è vero amore. Poi faccio un tutorial su come si fa fè per fare che cosa. No, veramente? Cioè, sei riuscito a prendere i bettini a gratis? No. Pixel, sei nel mio cuore ora. Fai la prova Nim, sia rosa che tono su tono. Ah, devo aspettare la fine del sondaggio della coroncina per le guanciotte. Ok. Quello sulla coroncina a me non me lo apre. Stupido Twitch. Più di tutto. E riapriamo. Quindi poi ditemi il risultato. Madonna, ha stravinto con coroncina. Chi ha shoppato? Non potete bannarmi così. Io faccio la brava. Vieni. No, in effetti è meglio non farò su tono su tono, perché tipo sull'arancione e rosa non si vede niente. Sull'arancione dobbiamo farle un po' più rosse. Direi che ci sta così. Carini. Quindi ha vinto la coroncina. Fe, grazie dei bittini. Tieni. Non potete bannarmi così, io faccio la brava. Mamma mia, povera Ile. Tonno su tonno. Più bittini per tutti. Vado a prendermi del cibo, shoppare troppo mi fa venire fame. Che ti vai a mangiare, Fe? Lo yogurt anche tu? Allora, quello verde. Verde però il rosa ci sta bene. Vediamo se ci sta. Secondo me sì. Un po' meno fluo. Un po' meno fluo. Ancora di così. Un bel rosino delicato, mi piace.
Io spero che il guantino arrivi in fretta tanto quanto le pennette. Adesso mi devo settare la app di tracciamento dei pacchi che mi ha consigliato Fe. E vediamo se scopro dove sono. Mi è arrivata una mail che dice che sono già in Italia. Quindi non dovrebbe mancare molto. Quindi potrebbe essere che per la prossima settimana o quella dopo abbiamo anche il guantino da iPad. Così smetto di schiacciare tutto con la mano. Che dite? Questi primi tre vanno bene? Ma la boccuccia di quello giallo mi fa morire. Ho preso un guanto giapponese per l'iPad comodo e resistente. Infatti anch'io l'ho ordinato su AliExpress perché mi sembravano della stessa qualità di quelli di Amazon. E allora ho detto, visto che non ho fretta, lo prendo su AliExpress a 1 euro invece che su Amazon a 10. E penso arriverà tra poco. Non pensavo di averne la necessità, ma mi sono resa conto che, soprattutto in live, che non posso mettermi appoggiata come voglio e ho poco spazio, purtroppo la mano mi striscia costantemente sull'iPad e mi schiaccia roba. E mi schiaccia roba a caso. Mingus è sparito, credo che sia andato anche lui a fare merenda. Poi per chi se lo fosse chiesto, la settimana scorsa il gelato me l'ha lasciato. Quindi sappiate che è stato carino, non si è finito tutto il gelato e mi sono potuta fare il caffè col gelato. E quindi bravo, bravo Mingus. Bello anche il viola sul verde. O meglio, il verde sul viola. Questo è serissimo. Arrabbiatissimo. Che cuore, bravo Ale. Le guanciotte diverse, gelato e ciocco Mingus, esatto. Ok, multicolor gliele facciamo rosa come questo. No, è troppo chiaro, adesso glielo mettiamo più scuro. Oddio, visto che è l'ultimo, potremmo fargli le guanciotte a cuore? Dite? Era un rosa un po' più. Non sono convintissima. Ragazza, vado a farmi un caffè. Bene, Minus, buon caffè. Che so, i gelsi io non li ho mai mangiati, però ne ho sentito parlare un sacco bene. Ah, la tua merenda, yogurt alla vaniglia con confettura di gelsi e gelsi interi. Fe, tu c'hai sempre sta roba strana, super ricercata. Niente, non mi piace, lo faccio azzurro, vediamo com'è azzurro. Troppo fluo. Strano, perché da questa parte prende il verde, dall'altra parte prende l'azzurro. È strano, sembrano di colori diversi. Sono tipo delle more. Sì, sapevo che sono tipo delle bacche, delle cose così, ma non li ho mai mangiati. Invece c'era un'altra roba che mi avevano fatto assaggiare quando sono venuta a vivere qua in Romagna, non mi ricordo. Le giuggiole. Cioè, se non avete mai assaggiato le giuggiole, dovete procurarvele. Mi sembra che siano in autunno o in primavera, non mi ricordo. E sono una droga, sono buonissime. Allora, volete sta coroncina? Come la facciamo la coroncina? Vediamo.
facciamola più semplice. Sono troppo semplici sti polpettini per fare cose strane. Coroncina maschile o coroncina femminile? Che sono le giuggiole, giuggiole. Vai su Wikipedia. Sono anche loro dei frutti, ma sono buonissime. Io vorrei un paninazzo del Mac. Sì, sto già la fe. Allora, la facciamo così la coroncina? Semplicina, coroncina semplicina. Vediamo se non andiamo a sforare nel quadrato di sopra. Sì, abbiamo sforato nel quadrato di sopra. Quest'altra parte non si può sforare di là, ma devo rimpicciolire il polpettino. Però no, mi sa che la coroncina mi sta sempre a destra, ma... Vado a lavare i piatti adesso. Ah, tu Ale, bravo, bravo. Allora no, vai a lavare i piatti, vai, va benissimo, grazie, sei un amore. Allora, ditemi sì o no alla coroncina. Che succede che sfori? Sì, perché poi questi qua li ritaglio a quadrato e quindi se sforo oltre quel quadrato non va bene, quindi dovrei rimpicciolire un polpettino, ma vuol dire che poi su Twitch l'ultimo polpettino è un po' più piccolo degli altri perché ha la corona in testa, quindi se riesco a stare tutti uguali è meglio. Mi raccomando Mingus, metti le cose in ordine nella lavastoviglie. Invece di dire cose ovvie, cosa ne pensi della coroncina? La facciamo così? Comunque sì, nella lavastoviglie, così come negli stipetti, i piatti devono essere in ordine, giusti. Ancora non funzionano i sound alert comprati con i punti canale. Mannaggia. Poi dicono che noi maschietti non collaboriamo. No, se c'è una cosa di cui non posso assolutamente lamentarmi di mio marito è che lui è un amore. In casa facciamo tutto al 50%, non ci sono ruoli, quindi se lui vuole cucinare cucina, se lui vuole lavare i piatti lava i piatti. E quindi è veramente bello, non ci sono ruoli fissi ed è tanto carino che mentre io sono in live va a lavare i piatti lui e poi mi sfama. A pranzo mi ha fatto quelle tagliatelle buonissime. Allora vada di questa coroncina. Thank you.
Le devo mettere dritte, se no le faccio tutte storte. Ok. Gemmine, gemmine di che colore? Un bel fucsia. E i laterali? Verde, laterali verde. Mingus, tieni d'occhio l'ora perché alle 5 o alle 5 e mezza hai un impegno. Ciao, sì, vogliamo la coroncina. Grazie Marta. Nancy, ciao Nancy, saluta con la manina. Ciao, ciao, assolutamente, grazie. Eccomi, caffè fatto mentre si guarda un po' di arte. Grande, grande Minus. Castel, come stai? Come va? Cosa stavi facendo? Stai lavorando? Stai facendo altro? Che fai di bello? Raccontaci. Allora, alle 5. Ok, e poi alle 6 con Francesca. Ok, quindi ti manca poco, eh? Mi sa che il polpettino cattivo lo faremo in un prossimo appuntamento. Anche le gemme le ho messe sullo stesso livello, mannaggia. Benone, sono al lavoro, ma vi tengo come sottofondo. Grazie Gastel. Cosa si fa di bello? Stiamo disegnando un sacco di polpettini. Questi sono 6 polpettini che diventeranno dei badge fedeltà per Twitch, per chi li vuole adottare. E prima abbiamo fatto un altro polpettino che vedrai su Instagram e spoilerato sul canale mio di Telegram. Se non ti sei ancora iscritto, vatti a iscrivere, così vedrai tutti i backstage, le grafiche, le cose in anteprima. E poi la prossima volta magari cerchiamo di fare, di farci entrare nel pomeriggio il polpettino malvagio. Questa settimana l'abbiamo disegnato buono, la prossima volta lo disegniamo cattivo. Una gemma è fucsia, quindi questa la facciamo più rosa.
Ale, prima ho fatto le prove, ansia per la quality. Oh, Franci. Vedrai, andrà tutto bene, andrà tutto bene. Franci, relax, andrà benissimo. Ecco, esatto, Fe. Ah, ok, ho girato ora sulla live quando hai detto polpettino, non avendo collegato piccolo polpo, avevo collegato polpetta. Beh, in realtà, dai, se li butti in un'insalata di patate, vanno bene, sembrano un po' delle polpettine. Allora, togliamo di nuovo questo che non ci serve più. Oh, che così è molto più carino. Che ne dite di questa coroncina, allora? È tempo di fargli qualche altro dettaglio. Sì, 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 sì. Partiamo con quello colorato e poi andiamo sul bianco. Ah, giusto, mettere così e soprattutto. Dovrei fare una copia di questo. Lasciarla sotto ai bordi. Fare così. Maschera. E poi cancellarla. Ora sì. Funziona. Però non con questo pastello, ma con questo. Poveri polpi. Aggiunta su Instagram, grazie Pixel. Allora, come al solito le leggo al contrario, arrivo, eh? No, invece le ho lette tutte stavolta. Invece le ho lette tutti. C'è nulla in contrario, stasera ne faccio uno di polpettino, assolutamente. Assolutamente. Ma voi avete mangiato i takoyaki? Io quando sono stata in Giappone li ho mangiati e sono molto buoni. Li ho mangiati, mi sembra proprio di polpettino. Ma è assurdo come li cuociono. Li cucinavo anche in... cioè, l'unico modo in cui li ho cucinati i takoyaki sono con il gioco di Cooking Mama. Che giravi le polpettine. A Torino un locale giapponese con giapponese specializzato in takoyaki. Buono! Sì, perché quello che si vede sempre è il sushi, ma io sono stata un mese in Giappone. Il sushi l'ho mangiato solo una volta come sayonara party, come party di addio, perché in realtà i giapponesi non mangiano così spesso il sushi. Mangiano tutta una serie di piatti che spesso non sono neanche conosciuti, e la cucina giapponese invece è veramente veramente buona. Anche gli okonomiyaki sono buonissimi, un po' pesanticci, perché quando si dice la pasta al frigorifero, per l'equivalente della pasta al frigorifero sono gli okonomiyaki per i giapponesi. Cioè, prendi delle uova, tutta una serie di ingredienti e ce li butti dentro. Più roba ci butti dentro e meglio viene.
ed era andata in questo locale, Yokono Miyake, dove in pratica c'era la piastra sul tavolo, quindi tu stavi al tavolo, avevi il tuo pezzettino di tavolo di legno e poi il centro del tavolo era un'enorme piastra. Loro ti portavano gli ingredienti nelle varie ciotole e tu ti facevi il tuo okonomiyaki, la tua frittatona in sostanza, come ti pareva, con tutti gli ingredienti che volevi metterci dentro. Temperatura over 9000, cioè io sono morta, ho le foto che mi sono portata da quel posto, avevo le guance fucsia, un caldo mai visto là dentro, perché praticamente ceni abbracciata a una piastra. Quindi bello, caratteristico, ma da suicidarsi. Un po' a Minecraft. Il cibo, tanto che ne approfitto per bere un attimo, qual è il cibo più strano che avete mangiato? Più strano anche a livello etnico o anche italiano che avete mangiato? Scrivetemelo un po' in chat. Io forse il mio più strano cibo che ho mangiato l'ho mangiato in Giappone ed erano degli snack terribili, di carne, tipo di carne di qualche tipo, ma erano veramente immangiabili e loro se li mangiavano con grande gusto. Perché ognuno, vabbè che basta fare l'abitudine, però quella roba lì veramente non sono riuscita. Pasta al caffè, che poi non è male. Pasta al caffè ci sta. Non l'ho mai assaggiata, non sapevo neanche che esistesse, però... Ma condita con che cosa? Con qualcosa di sul dolce o... Cracker di cavallette. Pixel, dove hai mangiato un cracker di cavallette? Dove te l'hanno fatto mangiare? Ok. Di renna fritto, Canada, non sono riuscito a finire la portata. Ma perché era pesante o perché non era buono? Il Mingus ricorda le salviettine umidificate di polpo all'aceto giapponesi. C'era un video sul mio canale di quell'assaggio, e perché un mio amico ci ha portato dal Giappone quegli snack e l'abbiamo oscurato. Alessio, remember raided my stream with 4 viewers. Ciao Alessio, benvenuti Riders, grazie del raid. Cosa state facendo? Noi stiamo disegnando dei badge fedeltà per Twitch, per il mio progetto di grafica che sto facendo con Luke,
E oggi abbiamo scelto il tema dei polpettini. E già che eravamo in tema di polpettini, stavamo raccontando, ci stavamo dicendo qual è il cibo più assurdo e più strano che abbiamo mai mangiato nella nostra vita. Stanno uscendo cavallette e renne, quindi è un po' particolare. Voi cosa stavate facendo? Raccontateci. Tanto torno un po' su. Ho un video in cui lo mangiamo, ecco, infatti l'ho detto, per il dispiacere. Niente di etnico, ma il lampredotto conta. Di base sono gli stomaci della mucca, quindi proprio non il classico taglio. Detto così non mi suona molto, molto invitante. Il mio apparato digerente si rifiutava di andare avanti, beh ci credo, insomma, ad essere un po' pesante. Poi c'è la panna da cucina insieme al caffè. Ah, non la pasta fatta col caffè, ma condita col caffè. Io avevo capito che c'era tipo una pasta di una semola mischiata col caffè. Succede qua, mi staccano prese. Allora, intanto stavo leggendo, non mi stava facendo partire il raid, mannaggia lei, se male che è funzionato. Bingus, se mi riapri la porta, visto che te ne sei andato chiudendola, mi fa un favore. Ma chi è la tizia che ha parlato al posto di Giorgio? Non lo so, forse il raid non lo legge Giorgio? Boh, in effetti non ci avevo fatto caso che l'ha letto una donna. Non ho condita, io non riesco a ricordarmi come si chiama quello spacchio di frutto stranissimo che ho mangiato. Alla Maker Faire di Roma hanno messo in vendita e da provare i cracker. Ah, ecco, in una fiera. Porca, hai avuto coraggio. Io con gli insetti, saranno anche il cibo del futuro e tutto quanto, non lo metto in dubbio. Magari sono anche buoni. Però finché non arrivo ad averne la necessità, gli insetti sono un articolo che mi dà fastidio anche vedere, non solo mangiare. Qui non si vede più niente. Troppo chiaro. Facendo Alessio, stavamo giocando a First Tree e Man Eater. Cavolo, non li conosco. Margherita è il nome che ho dato alla voce di Google Maps. mi ero persa lei, perché leggo la chat al contrario. Di solito la voce non legge i raid e in effetti stavolta l'ha letto. Erano polverizzati. Ah beh, dai Pixel, allora si erano polverizzati. C'è possibilità. Se vedo la faccina dell'insetto, no, non ce la posso fare. Non ce la posso fare. E già chi sono? Alessio? Non li conosco. Questo mi sa che mi è venuto diverso, sì. Siamo arrivati quasi al momento luccichini, eh? Ok, l'ho fatto sulla maschera, va bene lo stesso. Essere sotto. Thank you.
Ok, momento luccichini. Nim, sei bravissima. Grazie, che amori. Ma quanto sono pucciosi. Grazie, grazie, grazie. L'ultimo vai fortissimo di luccichini. Sì, sì, adesso li mettiamo tutti. Allora, Alessio dice: The First Tree è un giochino molto chill che dura un'oretta. Si è nei panni di una volpina. Bella la volpina! Che tramite un viaggio introspettivo scoprirà il suo passato. Bello, sembra molto interessante. Quindi è un giochino piccolo. Man Eater è un gioco dove sei uno squalo e devi mangiare umani e altri pesci per livellare. Ah, sai che forse questo lo conoscevo. Il gioco dello squalo. Sì, sì, questa qua me lo ricordavo. Invece l'altro no. L'altro sembra interessante. Mi piacciono i giochini così particolari. Allora, livello luccichini. Luccichino, vediamo. Sì, allora sulla corona luccichino, no, così non si vede più niente. Così, belli i luccichini. Bellissimi, mi piacciono un sacco i luccichini. Ragazzi, mi hanno chiamato da lavoro, scappo. Scappa, scappa, Franci, scappa. Mi assento un secondo e arrivo. Ok, Ale. È scintillante, scintillante. Allora, secondo me questi sono finiti. Facciamoci il dietro per lo sfondo, per poi metterli su Instagram. Se non vi siete ancora andati a vedere il mio Instagram, andatevelo a vedere, perché li spoilerò tutto e metterò tutte le grafiche. E mettiamo il livello del colore e il livello dei quadrettini. Quindi, come colore di sfondo, questo lo va bene. Non so come, ma mi sono trovata questo colore, forse un po' più azzurro. O andiamo sul verde? No, il verde è troppo fluo, troppo fluo. Ma poi mi dite che vado sempre sul rosa. Andiamo sull'azzurro. Vero, vado sempre sull'azzurro. Ok, togliamo i luccichini. Andiamo su un bel blu scuro, così contrasta con i luccichini. Anche a metà, così interseca il giallo. Poi ci sta un bel giallo, lo mettiamo qua nell'angolino che sta bene con l'azzurro. E lì in mezzo cosa ci mettiamo? Col verde sta bene il rosa, però non sta benissimo col viola. Vediamo cosa esce. Un po' troppo. Beh dai, bello, mi piace questa sfumatura di colori. Ora il bianco e facciamo i quadratini del quaderno. È un po' il segno distintivo del mio Instagram. Ho scelto questo perché mi piace molto e così è sempre uguale nei miei lavori. Io ho preparato già anche il watermark. Mettiamo un po' meno forte e così sono pronti per Instagram. Vi è piaciuto questo pomeriggio assieme? Vi siete divertiti? Sono piaciuti i polpettini? Vedremo cosa fare la settimana prossima, ho un sacco di idee. Vi metterò qualche spoiler sul canale di Telegram. Ho già diverse idee, vediamo. Adesso abbiamo fatto diverse live, tutte molto
uccettose. Magari settimana prossima facciamo un tema, scegliamo un soggetto un po' più maschile, un po' meno puccettoso, un po' più maschile. Ho già qualche idea pronta. Vedremo. E poi c'è da fare il polpettino arrabbiato, il polpettino cattivo. Che lì, ricolorandolo e cambiando l'espressione, non ci dovremmo mettere tanto. Eccoli qui! Vi piacciono allora? Oh, che fatica! Grazie ragazzi per essere stati con me questo pomeriggio, è stato bellissimo. È stato bellissimo anche il fatto che parlate, rispondete, chiacchieriamo. Mi sta veramente piacendo, quindi grazie davvero. Ci vediamo giovedì prossimo con la prossima live del Disegniamo Assieme e domenica mattina questa sempre su questo canale con Mingus per disegnare le emote del mese. Grazie davvero a tutti, grazie per i bittini, grazie per la compagnia, grazie per il follow, grazie per tutto e ci vediamo presto. Un bacione, ciao!